Ora siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder di Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio. Ovviamente ci sono tantissime le domande e tantissimi i punti interrogativi. Intanto le volevo chiedere, siccome il MES è già da tempo che è una questione di cui parla Italia Viva tutto il tempo, però è un motivo legittimo per far cadere il governo, secondo lei? Secondo me no. Se aggiunto a molte altre ragioni, probabilmente almeno nella visione di Renzi questo è sufficiente. Però diciamo il MES non è di per sé una ragione sufficiente, è uno strumento. Tra l'altro stiamo parlando ormai di ammontari molto superiori al MES stesso, sappiamo che il Next Generation EU potrà fornire all'Italia più di 200 miliardi, quindi il MES è un ulteriore strumento che si aggiunge a tutti quelli che sono già in campo. No, infatti, visti anche i rendimenti dei BTP italiani che sono a minimi storici, ovviamente oggi c'è un leggero rialzo, per carità, però li vediamo in un range tra 0,5 e 0,4,5, 0,5. Quanto è utile effettivamente usare il MES e quanto risparmia Italia se dovesse usare il MES? Sì, il MES avrebbe dovuto essere utilizzato all'inizio. Per ridurre i rischi di liquidità, avrebbe ridotto fortemente le emissioni di titoli di Stato e questo avrebbe compresso ancora di più i rendimenti e quindi lo spread. Quindi lo strumento del MES era utile soprattutto all'inizio della crisi. Ora diventa meno importante, è sempre comunque uno strumento che a mio avviso andrebbe attivato, ma non è più cruciale come lo era una volta, quindi questo va riconosciuto, va detto. Direi che le ragioni di fondo di questa crisi sono probabilmente altre. Ecco, infatti abbiamo sentito l'opinione anche di Feltri, perché ha fatto così appunto il leader di Italia Viva, soprattutto in questo momento molto critico per il paese, ma non solo per il paese, un po' per tutto il mondo. Che cosa vuole Renzi secondo lei? Quali sono i suoi obiettivi? Perché questa decisione politica così ad hoc? Ma diciamo ci sono dei motivi di sostanza che sono condivisibili in parte, quantomeno. È chiaro che questo governo ha perso tempo, da luglio in poi non si è fatto tantissimo per predisporre questo programma Recovery and Resilience, si è perso del tempo. Quello che si è visto sino ad ora, il documento iniziale di visione era condivisibile, ma diciamo i dettagli mancavano. Adesso anche questo nuovo documento dettagliato che è stato presentato lunedì ha delle pecche, quindi ci sono effettivamente dei problemi. Il governo ha avuto dei problemi, non si è comportato con la velocità e l'efficacia che molti si sarebbero aspettati in questa situazione. E quindi indubbiamente Renzi ha dei punti di sostanza. Poi ovviamente ci sono delle questioni politiche e delle questioni che di fatto hanno più a che vedere con una lotta politica al centro dello spettro politico italiano tra Conti e Renzi, e questo devo dire è l'aspetto meno lodevole di tutto quanto sta accadendo, perché è chiaro che in una situazione di pandemia come quella attuale in Italia, in una crisi economica profonda, certo l'ultima delle cose di cui l'Italia ha bisogno è una crisi politica. Assolutamente sì, e poi andremo a capire insieme a lei che immagine presenta all'Europa, però innanzitutto vorrei capire quali potrebbero essere le ripercussioni soprattutto per quanto riguarda il recovery, ma anche tantissime altre questioni in sospeso, come magari i decreti, i ristori. Sono in pericolo? Beh, no, non penso che il primo ministro Conte oggi dia le dimissioni, è andato dal presidente ma solo per consultazioni. Stasera c'è il Consiglio dei Ministri che dovrebbe approvare
l'ulteriore deficit necessario per finanziare le misure di ristoro che sono state decise. Il Parlamento dovrebbe approvarle il giorno 20, quindi mi sembra che un po' sia tutto in sospeso per il momento per far passare queste misure. E mi sembra sia anche ragionevole e responsabile che sia così. Quindi probabilmente il primo ministro Conte andrà in Parlamento la settimana prossima, si sottoporrà al dibattito parlamentare, anche se penso, dubito che lui si spingerà sino al voto di fiducia, anzi penso che prima, dopo il dibattito, ma prima del voto, salga al Colle e dia le dimissioni al presidente Mattarella. Questo però non prima della settimana prossima, quindi questi ultimi impegni in sospeso verranno conclusi. Ecco, invece, quali sono le probabilità che Italia andasse al voto nel breve termine, ecco? Ma io penso che adesso la situazione sia molto complessa. Per quanto abbiamo visto delle dichiarazioni da parte di Gualtieri e anche da parte di Maio che sembrano negare la possibilità di un nuovo governo con la stessa maggioranza, di fatto non ci sono alternative. Quindi penso che la soluzione più probabile sia che dopo le dimissioni di Conte, il presidente dia un nuovo mandato a Conte stesso e Conte, inizi a riallacciare i rapporti con Italia Viva e riformare un governo sostanzialmente con la stessa maggioranza. Questo penso sia la soluzione più probabile. Se questo non funzionasse, ovviamente ci sarebbero altre opzioni, il che significa allargare la maggioranza ai cosiddetti responsabili e rimpiazzare Italia Viva con i responsabili. Questa penso sia una soluzione molto difficile, penso che non ci siano i numeri in Parlamento. Secondariamente potrebbe esserci la possibilità di una sostituzione di Conte con un altro leader del PD o dei 5 Stelle. Anche in questo caso penso che le probabilità siano molto scarse perché è già stato detto in maniera chiara che sia il PD che il 5 Stelle sostengono Conte. C'è la possibilità di un governo diverso se tutto questo non dovesse funzionare, ovvero sia il presidente potrebbe dare il mandato ad un governo più di tipo istituzionale o tecnico e il candidato ideale in questo caso sarebbe Draghi, perché su Draghi potrebbero convergere. Potrebbe convergere il supporto anche di parte dell'opposizione e in Parlamento ci potrebbero essere i numeri. Infine, direi ci potrebbe essere un'altra ipotesi, ovvero sia un governo temporaneo per traghettare il paese alle elezioni in giugno, perché non è chiaro se le elezioni in marzo-aprile siano effettivamente possibili, vista la situazione della pandemia. Se il presidente sarà consigliato di non chiamare le elezioni anticipate per un problema di pandemia, l'unica soluzione che si aprirebbe è un governo di transizione sino all'estate. Sappiamo che da luglio in poi non è più possibile avere elezioni in Italia per il semestre bianco e quindi la data sarebbe intorno a giugno. Un governo di transizione. È chiaro che sarebbe un governo che non ha nessuna capacità politica di iniziative di ampio respiro, sarebbe un governo puramente di transizione. Infine, se tutto ciò non dovesse funzionare e se il presidente Mattarella dovesse avere il via libera da parte dei tecnici per una possibile elezione in marzo-aprile, si aprirebbe l'ultima soluzione. Ultima soluzione che ricordo però non sarebbe indolore perché se dobbiamo credere ai sondaggi che attualmente abbiamo, quasi sicuramente vincerebbe il centrodestra. E l'attuale centrodestra è un centrodestra fortemente sbilanciato verso l'estrema destra, ovvero sia due partiti che sino ad ora sono dimostrati non certamente in linea con l'Europa, molto critici nei confronti dell'Europa. O addirittura dichiaratamente ostili nei confronti dell'Europa. Non tanto fa, domenica scorsa, nel fine settimana, Salvini ha dichiarato che la delegazione della Lega al Parlamento europeo voterà contro la regolamentazione del Next Generation EU. Quindi è chiaro che se
ci dovesse essere un governo di centrodestra a guida leghista, questo, i rapporti con l'Europa e i fondi europei diventerebbero una questione molto complicata. Assolutamente sì, ed anche un punto veramente principale che le ha toccato quello del centrodestra. Intanto segnalo che Berlusconi in ospedale a Monaco può cambiare qualcosa il fatto che Berlusconi sia assente. Non eccessivamente, devo dire, ormai da tempo Tajani ha sostanzialmente preso in mano la leadership del partito di Forza Italia, e certamente Tajani potrebbe essere un primo ministro che dà sufficienti garanzie all'Europa, visto che è stato presidente del Parlamento europeo, ma teniamo presente che un governo anche a guida Tajani, con una forte maggioranza di partiti sovranisti e anti o euroscettici, avrebbe comunque vita difficile in Europa. Ecco, infatti intanto vorrei riportare a chi ci segue le parole di Lagarde. L'economia dell'area euro necessita di uno stimolo monetario e di bilancio, e per la ripresa sarà essenziale fare presto con gli esborsi del Recovery Fund europeo, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde al forum Reuters Next, spiegando che restano valide le stime sul PIL pubblicate dalla BCE a dicembre, ovvero più 3,9% nel 2021 e più 4,2% nel 2022, ma che le previsioni dipenderanno sia dalla velocità nel predisporre lo stimolo di bilancio del pacchetto Next Generation EU, sia dalla velocità nelle vaccinazioni che dagli sviluppi della pandemia. Quindi sono tanti i punti in sospeso e appunto lei ha toccato l'argomento con la centrodestra. Appunto volevo chiederle se dovesse venire la centrodestra in governo, che cosa significa per la Next Generation EU, perché è importante per gli italiani che lo sappiano, in quanto questo forse dico, è il progetto più importante non solo per l'Italia, ma per l'Europa. Beh, innanzitutto vuol dire un grande ritardo, perché avere elezioni in questo momento, anche a giugno, vuol dire ritardare molto il processo. Un cambiamento di governo comporterebbe ulteriori ritardi e quindi questo sarebbe un problema. Ricordo comunque che già l'attuale governo è in ritardo per certi aspetti. La Francia è molto più avanti nella predisposizione dei piani per il recovery plan. Non solo, nel recovery plan francese si ipotizza l'utilizzo di metà dei fondi già quest'anno, mentre nel programma italiano presentato lunedì si ipotizza solo solo un marginale utilizzo dei fondi nell'anno corrente. Quindi diciamo l'Italia è ancora in forte ritardo. Con le elezioni questo ritardo diventerebbe ancora più importante. E come giustamente ha ricordato la Lagarde, in questo momento la tempistica è assolutamente essenziale. Prima si dà lo stimolo all'economia e più si aiuta l'economia a rimettersi in sesto. Sì, poi è stata molto accomodante, ha detto che i pacchetti che hanno ritoccato durante l'ultima riunione potrebbero essere ulteriormente ritoccati se ci dovesse essere la necessità. Lei che cosa si attende dell'incontro di settimana prossima? No, Sul recovery fund? Beh, intendo della BCE. la BCE penso che ormai abbia fatto quello che doveva fare, quindi lasciando da parte possibili ritocchi nella politica monetaria, penso che confermerà l'attuale stance, confermerà le misure predisposte sino ad ora senza grandi modifiche. Quindi penso che ormai dal punto di vista monetario non dovremmo avere grandissime aspettative. Forse il prossimo passo importante si avrà con la strategy review, quando sarà ultimata, e a quel punto forse un qualche indicazione sul target di inflazione dovrebbe arrivare, penso sia probabile, e questo potrebbe essere un segnale monetario ulteriore. Però al di là di questo, penso che ormai la politica monetaria abbia già dato quello che poteva dare.
Ecco, le volevo chiedere un'ultimissima domanda, appunto che cosa possiamo attenderci dei mercati, in particolar modo il mercato obbligazionario, se questa crisi dovesse approfondirsi? Beh, l'Italia, come tutti gli altri paesi europei, ha in questo momento una salvagente che è quello che ha rappresentato la BCE ed è rappresentato anche dai grandi interventi di finanza pubblica messi in campo dall'Europa. Quindi questo è un salvagente importantissimo ed è anche la ragione per cui i mercati finanziari, nonostante un piccolo allargamento degli spread, alla fine non hanno reagito tantissimo fino ad ora. Però le cose possono cambiare, perché se effettivamente si andasse a elezioni anticipate, questo aumentasse in maniera rilevante l'incertezza e le prospettive sulle prospettive italiane, sulle politiche italiane, chiaro che i mercati potrebbero reagire. E se ci fosse una reazione molto forte, anche la BCE potrebbe essere in difficoltà. Ricordo che la BCE reagisce e aiuta i paesi, ma nella misura in cui i paesi vogliono essere aiutati. Se un governo nuovo, supportato da forze chiaramente euroscettiche, non avesse intenzione di supportare nemmeno il pacchetto europeo, è chiaro che metterebbe in difficoltà anche chi vuole aiutare l'Italia in questo momento. Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Grazie mille per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie, saluti.